Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 15 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Parola d'ordine super lavoro. Per quattro giornate la parola d'ordine è lavoro, che svolgete pedissequamente, ma di sabato diventa super lavoro, che macinate a testa bassa senza nemmeno il tempo di chiedervi troppi perché. Eppure dovreste saperlo. Con la Luna e Marte in sesta casa, la stacanovista, spinta dalle preoccupazioni che agitano un po' tutti, e Saturno stitico nel settore del denaro o meglio di quello che non avete più o non avete mai avuto. Perché darvi tanta pena ve lo spiega la vostra situazione personale, l'impegno indefesso è il vostro salvagente, contro i bisogni inappagati del cuore e la mancanza di autostima, che invece dovreste imparare a costruire. Senza quella Napoleone sarebbe stato un soldato semplice. Effettivamente darvi da fare in modo ossessivo vi aiuta a non pensare a cose spiacevoli, potenziali crisi economiche, nuove ondate pandemiche, eventi atmosferici catastrofici, surriscaldamento del pianeta che in capo a 80 anni non avrà più scampo. E chi più ne ha più ne metta. Un chiarimento che si annuncia positivo. Una confessione. Un rendere noto, una dichiarazione. Qualcosa verrà presto annunciato e formalizzato. I single potrebbero ricevere qualche dichiarazione sulla quale però dovranno meditare abbondantemente. Confessioni di piccole bugie, misteri svelati. In amore tutto sembra filare per il meglio, tuttavia cercate di confrontarvi con il vostro partner e risolvete i piccoli problemi che incombono sul vostro rapporto. I single dovranno pazientare ancora. Marte vi renderà particolarmente impulsivi oggi, potreste avere anche qualche litigio se non moderate la vostra impulsività. Portate pazienza soprattutto con un parente noioso. Talvolta avverti l'esigenza di essere seguito, venerato o addirittura adorato come colui che porta la luce al prossimo. Poche certezze, ma buone. Sono meglio di tanti sogni che rincorsi spesso recano solo danno. Siate concreti e realistici oggi, non ve ne pentirete. Ti sentirai un po' filosofo. Molto probabilmente potresti essere tentato di andare in chiesa. Non fatevi illusioni riguardo un aiuto richiesto, forse siete stati troppo esigenti e adesso ne pagate le conseguenze. Poche ma buone sono le scelte a cui siete chiamati oggi, non lasciatevi prendere dall'impulsività e giudicate ogni cosa con razionalità. In serata potrebbe essere utile un invito ad amici oppure accettare qualche invito che vi verrà fatto. Potrebbe arrivare una notizia per posta o per telefono che vi lascerà perplessi. In ogni caso provate a pensare positivo, tutto si risolverà a breve. Valutando l'acquisto di un'auto o la ristrutturazione di una casa dovrete sicuramente richiedere un prestito, non fermatevi davanti alle prime proposte, leggete bene le modalità e condizioni per ottenere un finanziamento, e solo dopo aver valutato il tutto provate a richiederlo. Qualche battibecco in amore. Consiglio numero 1, fidatevi solo di voi stesse. Il lavoro in tempo di crisi deve sempre venire prima di tutto, per fortuna o purtroppo. Forse non siete riusciti a svolgere come si deve alcuni vostri compiti e questo vi pesa più del solito, tuttavia non dovete abbattervi, poiché una giornata così può capitare a chiunque, anche a voi perfezionisti. Una giornata con molti astri che girano a vostro favore. Uno di questi sarà Nettuno dal segno amico dei Pesci, che aumenta le vostre facoltà di percezione intellettuale sostenendovi in molti contesti, anche giocosi. Dove mostrerete trovate fantasiose e ad effetto. Non vi abbandona poi nemmeno Urano che, dal Toro vi infonde un fascino a cui sarà difficile poter resistere. Vi muoverete con eleganza e il vostro tocco di naturalezza in ambienti spesso raffinati e, per alcuni di voi, senz'altro prestigiosi. Un bel Plutone in congiunzione vi fa brillanti e mondani, specie se appartenete alla terza decade. Esibite la vostra verve e la splendida forma fisica partecipando con successo a una frizzante vita di società. Sarete in ottima forma. Affrontate questo sabato con il sorriso sulle labbra, a prescindere dai contrattempi. Sul lavoro il vostro punto di vista viene considerato importantissimo.
Le vostre attività in questo periodo potrebbero rallentarsi, ma voi sarete sempre carichi al massimo. Quello che dovete comprendere è che non sempre si può ottenere ciò che ci si è prefissi. Rilassarsi ogni tanto potrebbe anche darvi una nuova visione, magari anche più completa e chiara. Prendete questo momento come una prova per i successivi progetti. Vi sarà molto utile poter dare uno stop ad alcune questioni. Saturno in seconda casa mette subito le mani avanti, sarà anche sabato sera, avrete lavorato bene, ma vietato spendere. In compenso a vostro favore si stenderanno lodi e complimenti, ecco l'effetto del sole e di Venere brillanti allo zenith, sul vostro operato nulla da ridire, siete il numero uno, ma vi basti questo e non la pecunia come risarcimento e conferme del vostro lavoro. E del lavoro vi parla la Luna in sesta casa, ponendo l'accento sull'ambiente sempre correttissimo, e con gli animali che adorate. Amore ed Eros. B e i messaggini romantici, forse qualche bella strofa rubata a un poeta sconosciuto. Se siete esperti di letteratura smascherate il partner ma fingete di nulla, l'essenziale è manifestare amore. Cari Capricorno, sarete in ottima forma. Affrontate questo sabato con il sorriso sulle labbra, a prescindere dai contrattempi. Sul lavoro il vostro punto di vista viene considerato importantissimo, ma questa è anche una grande responsabilità. Non prendete quindi decisioni affrettate. L'energia cosmica di oggi prevede che forse è ora di prendere sul serio la vita amorosa. Tendete spesso a scherzare sull'argomento e a prendere tutto come un'avventura. Dare un senso di maggiore sicurezza ad una persona cara potrebbe essere utile. Spesso non sanno se intendete veramente ciò che dite. Riuscite a stabilire una sintonia perfetta con la persona amata. I pianeti più lenti e distanti del sistema solare vi riempiono il cuore di soddisfazioni che sono insieme emotive e passionali, il tutto in special modo se appartenete alla Capricornina terza decade. Lavoro e denaro. Grandi obiettivi da portare a termine entro sera, avete voluto la bicicletta e ora vi tocca pedalare. Fortunatamente rispetto al solito trend oggi siete particolarmente disinvolti e creativi, il guadagno vi interessa poco rispetto al successo della vostra trovata e delle strade che vi potrà aprire, sempre che la sua validità sia compresa da chi ha le mani in pasta e sia in cerca di idee nuove e di collaboratori capaci. Voi, per esempio. Le configurazioni astrali di oggi dovrebbero portarvi fortuna, favorendo nuovi sbocchi professionali soprattutto se avete appena cambiato occupazione o state pensando di farlo nei prossimi giorni. La routine lavorativa scorre senza crearvi particolari noie e inconvenienti. Con Urano e Saturno entrambi in ottimo aspetto, sia per la seconda che per la terza decade, la comunicazione è eccellente, così come la possibilità di gestire le risorse economiche. Periodo ottimale per agenti di cambio e operatori finanziari. Benessere. In forma splendida, ma occhio ai capitomboli, sempre di corsa, con la lingua di fuori, per arrivare in tempo a un appuntamento. E così vi basta mancare uno scalino o non guardare dove mettete i piedi per procurarvi una storta o un bernoccolo proprio al centro della fronte. Entusiasmo e voglia di vivere sono al top, nessuno vi ferma. Cercate tuttavia di essere meno superficiali e ricordatevi che la vostra bellezza non si limita all'apparenza, ma è una qualità del vostro essere. Per lei, colleghi pettegoli, pronti a vedere il lato negativo di cose e persone. Volendo cercare il pelo nell'uovo, qualcosa da ridire c'è sempre. Ma perché su di voi? Per lui, complicazioni in corso a un viaggio, ma non bisogna cedere alla paranoia. Organizzandovi per bene riuscite a farci entrare tutto, le incombenze di lavoro, un'occhiata alle chicche della città e di nuovo treno o aereo, per arrivare a casa in tempo e godervi il weekend. Colore delle emozioni, melanzana. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.